Amici, ma soprattutto galattiche amiche, oggi siamo qui per introdurvi ad una nuova rubrica che sarà Impariamo a dipingere con Naomi. Eccoci qua. Quindi, in questa nuova rubrica per la nostra guida galattica per modellisti, vi spiegheremo come dipingere una miniatura dall'inizio alla fine, rivolgendoci soprattutto agli esordienti, quindi alle persone che, come Naomi appunto, approcciano per la prima volta la pittura. Di cosa parliamo in questa prima puntata? Diciamo che facciamo una sorta di rassegna di tutto quello che vi serve per muovere i primi passi nel mondo del modellismo, quindi dagli attrezzi ai pennelli fino a parlare brevemente dei vari colori che ci sono all'interno della gamma Citadel, che è quella che useremo per i nostri tutorial. Come possono essere le miniature? Allora, oggi abbiamo due tipologie di miniature, ovvero le miniature, diciamo, come le conoscevamo, quindi le multicomponenti in cui tutti i vari pezzi sono da ripulire e da assemblare con l'utilizzo di una specifica colla che dipende dal materiale utilizzato, oppure miniature più semplici che Games Workshop chiama Easy to Build, in cui è sempre necessaria la pulizia, ma non è più obbligatoria la colla perché sono semplicemente a incastro. Quindi, visto che abbiamo accennato al volo due parole su colla, attrezzi, tronchesine e cose così, quali sono gli attrezzi fondamentali per iniziare questo hobby? Sicuramente un paio di tronchesine, ovvero lo strumento che ci serve per rimuovere tutti i vari componenti delle miniature dagli sprue, dalla cornice di plastica che trovate nelle scatole che trovate normalmente in vendita. Inoltre, un altro attrezzo decisamente utile per ripulire le miniature è un taglierino oppure un attrezzo per ripulire che trovate tranquillamente, un taglierino anche nei negozi di modellismo, non necessariamente in quelli Games Workshop, mentre l'attrezzo per ripulire è un prodotto specifico della Games Workshop. E con questi due diciamo che avete fatto già il grosso della pulizia per i primi passi, ovviamente. Come si utilizza? Allora, tronchesine. Le tronchesine in pratica, se guardate, ci sono due parti, una è piatta mentre l'altra è concava. La cosa che bisogna fare quando bisogna staccare i pezzi dallo sprue è appoggiare la parte piatta dove c'è la parte di contatto della miniatura, perché se la usassimo dalla parte concava otterremmo un pezzo di plastica che sarebbe da ripulire e quindi con rischio di rovinare ulteriormente la miniatura. In realtà così facendo riduciamo al minimo il lavoro necessario per ripulire perfettamente la nostra miniatura. In più, appunto, oltre a tronchesino e attrezzo per ripulire o taglierino, si possono utilizzare anche le lime volendo, però questo sta tutto al gusto personale e alla manualità che hanno i singoli modellisti galattici. Esatto. Quindi, per quanto riguarda l'assemblaggio delle miniature, qual è stata la cosa più difficile che hai incontrato finora? Allora, sicuramente non lo staccarli di per sé, perché in realtà una volta che ti abitui ad utilizzare la parte piatta diventa semplicissimo staccarli, poi dopo una limatura e via. La cosa che in realtà per assurdo mi è sembrata più difficile è stato proprio trovare i pezzi per comporli. In realtà è tutto numerato, quindi bisogna semplicemente seguire le indicazioni e il modellino viene fatto e finito. Però nella mia, in tutta quella quantità di roba, di grandezze, insomma, la mia difficoltà è stata proprio quella di trovare i pezzi. Però è tutta una questione di abitudine in realtà, cioè una volta che poi hai il tuo meccanismo e riesci a capire 1, 2, 3, 4, 5, 28, 15, 27, poi il secondo è già molto più semplice. Abbiamo citato anche la colla, che al giorno d'oggi non è più obbligatoria per tutte le miniature, perché come dicevamo prima, quelle easy to build non hanno nessun bisogno di colla, semplicemente incastrarle. Esattamente. Però per quelle che hanno bisogno di un po' di assemblaggio, abbiamo fondamentalmente due tipi di colla, ovvero la colla per plastica e la colla cianoacrilica. In questa rubrica non sentirete quasi mai parlare di colla cianoacrilica, perché è utilizzata solo per modelli in metallo o in resina, e noi al momento non li utilizzeremo, perché utilizzeremo solo modelli in plastica. Quindi, per questi modelli utilizzeremo la colla specifica, quindi la colla per plastica. La differenza tra le due colle è che la colla per plastica fonde i pezzi, quindi il legame è
indissolubile, diciamo così, mentre la colla cianoacrilica cristallizza, quindi qualora si verificasse una sorta di trauma, diciamo così, quindi la miniatura cade dal tavolo oppure applichiamo troppa forza mentre stiamo dipingendo o assemblando, può essere che magari si spezzi il componente che abbiamo incollato. Però se i modelli sono in resina e in metallo, non c'è. A meno che non lo si faccia cadere per terra e anche un pezzo non incollato si stacchi, come è successo all'orecchio del mio povero esattamente. E invece, visto che appunto si parla di assemblaggio, per quanto riguarda le linee di fusione, hai avuto difficoltà nell'individuare, nel pulirle? Cosa sono? Le linee di fusione in pratica sono l'effetto incancellabile del processo di stampa, perché essendo comunque la stampa delle miniature fatta per così, quello che si crea nel mezzo è un rimasuglio, diciamo così, un residuo di plastica che va poi rimosso in fase di pulizia. Ok, dalla mia purtroppo non ho utilizzato una lima eccezionale, ma è stato un errore mio, in realtà in questo momento me ne procurerò una al più presto. E quindi ho usato il taglierino e una lima un po' così. E non è stato in realtà molto semplice, nel senso che quando le facevo poi le riprendeva sempre il doc per dargli l'ultima limata. Bisogna prenderci la mano sicuramente, bisogna comunque sempre toccare la miniatura per sentire quanto in realtà sporge questo pezzo e dargli sempre su più una limata, stando attenti però a non limare anche il modellino, perché ovviamente andandolo a limare poi il colore risulterà comunque rovinato e il colore risulterà differente. Altri strumenti fondamentali per chi vuole dipingere le miniature sono i pennelli. La gamma di pennelli Games Workshop è divisa in base alla tecnica da utilizzare. Diciamo che, riassumendo a grandi linee, ci sono i pennelli per stendere i colori di base, i pennelli per utilizzare per il pennello asciutto, piuttosto che quelli per le lavature o quelli per la stratificazione. Se sono termini per voi nuovi, non vi preoccupate, perché ne parleremo nel dettaglio nei prossimi video. Quindi uno dei prossimi video sarà proprio analizzare le singole tecniche una per una, di modo tale che ci sia anche un glossario di base per voi novizi. Il mio consiglio personale per chi deve fare la spesa minima per iniziare a dipingere sono fondamentalmente due pennelli che abbiamo qui, tra l'altro, ovvero uno small base e un medium layer, che sono quelli che permettono di stendere le basi con il giusto equilibrio, diciamo, tra controllo e quantità di colore, e il medium layer, che è un pennello standard, diciamo così, abbastanza versatile, che quindi può essere utilizzato sia per fare sfumature su superfici ampie come mantelli, ma anche lavorare di dettaglio, come per esempio su un volto che è decisamente piccolino. Qual è la prima cosa da fare, secondo te, dopo che abbiamo pulito, assemblato e siamo pronti per dipingere la nostra miniatura? Prima cosa che va fatta è esattamente questa. Indubbiamente, ma prima ancora cosa dobbiamo fare? Sulla grigia plastica possiamo dipingere? Ah beh, sì, giusto. No, assolutamente no, perché il colore non attaccherebbe. Bravissima. Quindi dobbiamo andare a dare una base di primer. In base al colore che va scelto, quindi più chiaro, più scuro, ci sono due tipi di primer. Cioè il primer nero e il primer bianco. Quindi se si deciderà di utilizzare un colore scuro, ovviamente si andrà a utilizzare il primer nero. Una volta data la prima base, quindi diventerà, in questo momento non ce l'ho perché l'ho comprati tutti, però diciamo che questa qui che voi vedete marrone non è sprayata di marrone, questa è la plastica, è il colore della plastica, perché queste miniature, che sono gli Skaven per Warhammer Underworld, sono stampati in plastica colorata, quindi questo qui è la versione di un easy to build, diciamo così, della plastica grigia. Quindi su questa miniatura ci sarà poi da applicare il primer, che sarà appunto, diciamo, come linea guida, come dicevi giustamente, un primer nero se vogliamo la miniatura più cupa, più scura, oppure il primer bianco se invece vogliamo che i colori siano più brillanti o spicchino di più. Una piccola aggiunta che faccio è che esistono anche altri spray colorati che magari potete scambiare per primer, in realtà non lo sono, perché sono dei colori di base in bomboletta. Per esempio, se io volessi dipingere degli Space Marine con la livrea dei Maglie Imperiali e quindi vedo in giro la bomboletta di Averland Sunset, è comunque meglio avere una base di Corax White sotto, quindi di primer, perché così facendo il colore aggrappa in maniera fortissima. In maniera fortissima. Dopo aver parlato al volo dei primer, degli spray colorati e degli attrezzi fondamentali per iniziare a dipingere, direi che potremmo approcciare all'ultimo argomento di questo primo video, ovvero quali sono i vari colori.
giustamente stai facendo una cosa adesso, prendendo la prima boccetta. Allora, nella mia poca esperienza, se c'è una cosa che mi è stata ripetuta più e più volte e che è assolutamente importante perché non facendolo noti la differenza, è agitarlo. Benissimo, questo perché? Perché agitare le boccette di colore? Perché quando restano ferme per troppo tempo, magari nello scaffale dove riponete i colori o appunto in una scatolotta come questa... E che non ci deve rimanere per troppo tempo. Esatto, perché bisogna dipingere, cioè non è che siamo qui a far stagionare il colore. Assolutamente. Quello che succede appunto è che magari il pigmento si separi dal medium, ovvero dal diluente che rende così il colore. Appunto, giustamente hai preso la boccetta che stai agitando prima, è una boccetta di un colore beige, che per chi inizia è ottimo. Perché? Perché i colori beige sono quelli utilizzati per stendere, come dice il nome stesso, i colori di base, ovvero sono colori ad alta pigmentazione con un'ottima coprenza su fondo chiaro o fondo scuro. Chiaramente, se voglio dipingere con un giallo su un fondo nero, dovrò comunque predispormi mentalmente a far fatica, quindi... Certo. Proprio perché la base è esattamente. Però comunque sicura. Diciamo che questi colori ad alta pigmentazione sono molto utili per chi inizia a dipingere, perché già con poche passate diluite, ricordiamolo sempre, perché ricordatevi sempre di diluire i colori, proprio arrivare. Si ottiene un'ottima base di colore, un ottimo fondo di colore. Come mai la diluizione del colore? Perché se noi dipingessimo con il colore preso così com'è dalla boccetta, creeremmo dei grumi tragici. Quindi arriveremmo ad avere una miniatura che potenzialmente perde anche i dettagli se il colore è steso su uova di cazzuola e non diluito in più passate sottili. Mentre per quanto riguarda la pittura, visto che appunto per chi inizia per la prima volta magari può essere difficile approcciare anche a un acrilico, certo. Hai trovato qualche difficoltà, qualcosa di più spinoso da trattare? Assolutamente. Non essendo capace di dipingere, non avendo mai visto effettivamente una persona all'opera, la mia domanda è stata: ma quanto deve essere denso effettivamente questo colore? Te ne accorgi da te, nel senso che se, come abbiamo detto, il beige tende ad essere molto coprente. Io la prima volta che ho utilizzato il beige l'ho diluito così tanto che si vedeva solo il primer. Davo passate su passate e in realtà non colorava perché lo avevo diluito effettivamente troppo. Qualcuno mi ha detto che in realtà la densità deve essere come quella del latte. Ed effettivamente devo dire che con questa idea, che il latte presuppongo più o meno che lo conosciamo tutti, ti viene molto più facile, quindi questa è stata una difficoltà che però è stata abbastanza debellata da questo paragone col latte. Esatto, diciamo che all'inizio avere un riferimento fisico, diciamo così, ragazzi, una densità è utilissimo. Ragazzi, io ho messo veramente il latte dentro un bicchiere e poi mia mano andavo seriamente. Ebbene sì. Quando uno non sa dipingere e sei da solo, non ti imbarazza niente. Sì, sì, sì. Quindi effettivamente io ho preso una tazzina di latte e mi sono messa a visionare la densità e ci sono riuscita, ragazzi, ci sono riuscita. Allora, dopo il base cosa abbiamo? Abbiamo gli shade, che vedete in questa boccettona. Sono colori già diluiti, in questo caso non serve aggiungere acqua, e sono creati apposta per scorrere in maniera autonoma, diciamo così, nei recessi della miniatura. Quindi sono quelli utilizzati per ombreggiare e creare le ombre, diciamo così. A differenza del base, se non ricordo male, va messo molto grossolanamente, nel senso che il base non deve non devi utilizzare troppo colore, perché sennò si deposita poi sulla miniatura. Esattamente. A differenza, la lavatura ne puoi non abusare, però ne puoi utilizzare. Esatto. In modo grossolana, proprio per far depositare sull'ombra. L'unica accortezza che c'è da avere con gli shade è magari appunto non metterne troppo, sì, per evitare che si depositi nella parte più bassa del modello. E quindi, soprattutto, consiglio personale, chiuderli sempre. Sì, questa sempre. Boccettona effettivamente può, perché può se, provocare se cade. Se cade, essendo così liquido, è difficile recuperarlo, a differenza magari di un beige che è più solido e ci mette di più a cadere. Poi il terzo colore che vedete qui è un layer. Un layer in pratica è il colore standard. Ripeto ancora una volta, non preoccupatevi se sono termini che non conoscete, perché ne parleremo con calma. Non li conosco calma. Ancora nemmeno io, quindi nel li conosceremo video, esatto, assieme. Nel prossimo siamo video parleremo apposta. Di tutto questo. L'ultima cosa da dire sui layer è che GV ha creato un'altra sottogamma, diciamo così, che loro hanno identificato con il nome di Edge, teoricamente quello per le profilature, per le lumeggiature estreme. In realtà da un punto di vista di formulazione sono assolutamente pari ai layer, quindi sono colori normalissimi,
semplicemente con delle tinte un po' più sgargianti, okay. Quindi che sono da usare come ultima lumeggiatura per far spiccare davvero le vostre miniature. Abbiamo anche un'altra sottogamma di colori, ovvero quelli da dry, che sono quelli per il pennello asciutto, che è una tecnica utilizzata soprattutto all'inizio, perché tutto sommato dà dei buoni risultati con uno sforzo ridotto, quindi è poca spesa tanta resa all'inizio, mettiamola così. Poi andando avanti con l'esperienza e con le varie miniature che dipingerete. Che dipingeremo? Esatto, che dipingeremo. Sta parlando solo a loro, ma dobbiamo farlo anche insieme queste cose. È una tecnica che poi con il tempo abbandonerete. Ultima tipologia di colore, esatto, è questo qui. È il colore texture, che vi accorgerete appena aprite la boccetta che è strano. Nel senso, non perché sia un colore andato a male o rovinato. Fondamentalmente, appena l'ho aperto, la prima cosa che ho pensato è il colore è andato male. Io in realtà poi ho chiesto subito a Doc Nitwin in un messaggio dicendogli: Nico, ma che cos'è questa specie di palta? E lui mi ha giustamente detto... Che è una palta. Fondamentalmente sì. Fondamentalmente sì, in pratica è l'ultimo colore da applicare, perché è quello che vedete appunto, che tutte le miniature sono fornite su un'apposita basetta, cioè un sostegno per utilizzarle in gioco e sostenerle mentre si dipinge. Questi colori, che sono i colori texture, sono un mix di colore e sabbietta, quindi applicandoli con una spatolina, mi raccomando, quando usate questi non usate mai il pennello perché lo si distrugge, serve una spatolina apposita. Appunto applicando questi colori sulla basetta si ottiene un bell'effetto di basetta texturizzata, quindi con cumuli di rocce, di terra, che poi effetto con qualche natura. Esatto, effetto, natura. Effetto natura, che con qualche piccola lumeggiatura, anche a pennello asciutto, una lavatura, darà effettivamente vita alla vostra miniatura. La fa spiccare. Esattamente, e quindi dopo quest'ultimo passaggio la miniatura è pronta per il tavolo da gioco. Qui sul tavolo vediamo che ci sono un po' di miniature, che siano degli Skaven o dei vecchi elfi silvani. Qual è stata la tua primissima miniatura tra queste qui? Allora, la mia primissima miniatura è stata questa. E cosa hai pensato una volta finita di assemblare? Veramente lo voglio fare? No, non è vero. La prima cosa che ho pensato in realtà è stata da dove si parte. Nel senso che, non avendo assolutamente una modalità di pittura, io vedo questo pezzettino e dico ok, io parto dall'alto. In realtà no, non parti dall'alto, non parti dal basso, ma parti dalla parte più grande. Esattamente. Corretto. Quindi in questo caso la parte più grande era il cervo. Questo qui appunto può essere un buon suggerimento per chi inizia, semplicemente per una questione di manualità e di esperienza. Applicando un colore su una zona più stretta per poi andare a dipingere una zona più ampia, c'è il rischio materiale effettivamente di sporcare con il secondo colore una parte che magari abbiamo già finito con lavatura, lumeggiatura e tutto il resto. Vi assicuro che non vi peserà il fatto di dover cominciare dalla parte più grande. Perché? Perché effettivamente poi man mano andare a colorare quelli più piccoli vi accorgerete che è divertente, ma allo stesso modo ci vuole impegno. E con questo appunto abbiamo riassunto in poche parole quali sono gli strumenti fondamentali da avere per chi inizia a dipingere. Come sempre, se avete richieste, volete vedere qualcosa di specifico, lasciate un commento qui sotto, scorrete in basso dopo tutti i suggerimenti e lasciategli il commento, cliccate sulla campanellina perché ovviamente volete vedere come va avanti questa rubrica e quindi volete essere aggiornati su tutti i nostri video. Seguiteci anche sulle nostre pagine social, ovvero Instagram e Facebook. Esatto. Ci vediamo al prossimo video, dove parleremo di tutte le tecniche di pittura. Ciao a tutti! Ciao! Oggi saremo qui per introdurvi ad una nuova tecnica che mi viene guida, non ce la posso fare. E mi viene guida. Quando la miniatura resta ferma per troppo tempo... Hai detto quando una miniatura rimane troppo ferma? Miniatura? Sì, cazzo. Tu lasci le miniature ferme, abbiamo scoperto che cosa si separano i colori. Che cazzo c'è? È sbattere il colore. Bravissimo. Qualcuno ha fatto il gesti. No, che ha detto sbattere, qualcuno qui ha fatto rumori strani. Quindi non dico sbattere. Skull White, oggi prendo Skull White. Corax White. Le alternative sono guardi lui e guardi in camera. Ma c'è qualcosa per fare invece di capelli? Ma riguardo le raga di anali. Vai avanti, qualcuno ti ha detto niente, vai avanti. Dai, vai. E prendi la sua vitamina T dopo. Ma soprattutto perché sei conciato così. Certo. Suo tizio. Ecco il video.
tanti altri con la sottoscritta, iscrivetevi al nostro canale, abbiamo il canale YouTube, la pagina Facebook, seguiteci su, tramite la campanellina, così rimarrete sempre aggiornati sui video che farò. Vi mando un grosso abbraccio e alla prossima, ciao ciao!